Carissimi eclisti, dopo il Natale facciamo volentieri un momento di riflessione con Don Giovanni, che è il nostro accompagnatore spirituale, e lo ringraziamo per aver accettato. Noi tra l'altro abbiamo fatto l'augurio di Buon Natale con un bigliettino che riprende una frase di Papa Francesco nella Fratelli Tutti, e dice che siamo chiamati a prenderci cura della fragilità delle persone, ma anche della fragilità dei popoli. Perché prendersi cura della fragilità dice forza e anche tenerezza, dice lotta, ma anche fecondità. Ci piaceva questa idea della fecondità perché l'idea del Natale è un'idea della fecondità. Quindi far nascere lotta. Forza, tenerezza, prendendosi cura della persona. Ci sembra questo, come dire, una lettura spirituale del nostro tempo, interessante, bella, perché chiaramente noi ci chiediamo sempre, ma in questo momento storico del 2020, in attesa di questo 2021, qual è il nostro compito? Cosa dobbiamo fare? Cosa ci dice lo Spirito? Gesù è nato e la nascita di Gesù ci dice qualche cosa e ci dà un compito, una missione. E quindi, ecco, incontrare Don Giovanni, che, come dire, per noi è il nostro accompagnatore spirituale, la prima domanda che vorrei fare a Don Giovanni è: ma come possiamo accompagnare spiritualmente il tempo che stiamo vivendo? Bene, allora la risposta la chiedo anch'io a Papa Francesco perché è qualcosa che mi è come esploso nella mente e nel cuore a proposito appunto di questa enciclica, ma devo dire umilmente ha ragione del titolo dell'enciclica. Poi dopo sì, sono riuscito a leggerla, l'ho riletta, l'ho sottolineata, posso parlarne, però anche per le vicende interne della nostra associazione mi rifugio in quel principio del mio rapporto con l'enciclica di Papa Francesco che mi ha proprio letteralmente invaso. E capisco che quasi è imbarazzante adesso dire come mai e che cosa è successo, perché tutto è successo con il titolo dell'enciclica. Quando ho capito che il titolo era questo Fratelli tutti, qualcosa dentro di me si è proprio illuminato. Per esempio, tanto per spiegarmi. Molto di più che se avesse chiamato l'enciclica Tutti i fratelli. Perché invece questo fratelli tutti per me è stata l'assoluta novità. E tutto quello che poi ho potuto trarre dal contenuto di tutta l'enciclica per me è stata continua conferma, una continua conferma che il ministero quotidiano di Papa Francesco mi restituisce incessantemente. La cosa esplosiva è quel tutti. Dice, fratelli, tutti. Oh, capito? Non lo si è mai detto. Non lo si è mai detto. Si è detto molte volte tutti noi fratelli, ma in quel momento lì c'era già una definizione e anche implacabilmente una certa delimitazione. Invece, avere capovolto le parole e quell'aver detto fratelli tutti, questa è diventata per me, da una parte, la meraviglia dell'annuncio e poi la scommessa spirituale, culturale, politica, economica. E quindi io l'ho sentito, devo dire la verità, come il motto profondo anche della nostra associazione, fratelli tutti. E noi abbiamo questo compito come associazione, guardarci in giro per il mondo, da
un metro vicino a noi, ai confini della terra, e qualunque situazione accettare la sfida, aprire la scommessa. Dice: ma quello, ma questi, ma adesso questa cosa. Fratelli tutti. E quindi mi pare di avere ritrovato lì il senso profondo anche della nostra associazione. È forse la definizione più vera. Forse fra 100 anni, quando farete la riforma dell'associazione, potrete mettere come sottotitolo, tra parentesi però, fratelli tutti, questo è il nostro principio. Perché fratelli tutti vuol dire che non c'è nessuno escluso. Fratelli tutti vuol dire che per primi vado a cercare quelli più lontani. Che quindi una scelta sublime del Vangelo, che è la predilezione divina per i poveri, diventa il titolo profondo di ogni nostra azione, di ogni nostro progetto. Interessarci attraverso le acli del paese in cui viviamo, del tempo che si sta svolgendo, dei problemi più delicati, delle speranze più audaci, ecco, è questa possibilità di coinvolgere davvero tutti e tutto nel grande mistero di questo Dio che si è fatto povero per noi, per poter passare a ciascuno e a tutti il dono della vita nuova. Ed è questo adesso per me l'interesse grandissimo dell'associazione. Io vorrei conoscere anche meglio, per esempio, dall'interno, forse anche dalla storia, di cui qualche cosa peraltro so. Però mi interessa moltissimo il quotidiano e l'attuale della nostra associazione. Chi ne fa parte? Io vengo da una famiglia borghese, ma mi sembrava che apprezzassero, anche in quanto sono dei cristiani, l'esistenza di questa associazione. Ma insomma, troppo instaurati e troppo messi bene, troppo sicuri di sé, troppo bravi, alla fine, permettetemi di dire, troppo ricchi, è vero? E quindi, fratelli, tutti, è questa meraviglia, capite, di questo pronunciare una parola che ci costringe ad andare a cercare proprio quello che istintivamente non si cerca, il più piccolo, il più povero, l'escluso, il malato, il vecchio, il rattristato. Perché tutti vuol dire nelle beatitudini cristiane indubbiamente questa predilezione per i poveri. Dopo bisognerà tradurla in termini culturali, in termini politici, quello che si vuole. Però è questo. Noi abbiamo una finalità privilegiata della nostra vita associativa, che è quella appunto delle parti più emarginate, più ferite, più nascoste della società. I nostri massimi interessi sono proprio orientati in questa direzione. Quando io ero giovane, appartenevo a una famiglia democristiana, ma però noi in famiglia tendevamo a essere un po' comunisti, perché avevamo l'impressione che bisognasse essere comunisti per interessarsi dei poveri. Oggi non ho questa idea e oggi sono altrettanto sicuro, per fortuna molto più sicuro di allora, che nella Chiesa e quindi nel mondo c'è qualcuno che deve in modo privilegiato occuparsi dei più piccoli, dei più poveri, dei più lontani. Le ACLI per me sono questo. Io ho accolto con una certa sorpresa questa nomina, che so che essere parecchio colpa tua, è vero? E però subito mi è venuto dentro questa cosa. Mi ricordo di essere andato subito a telefonare anche alla mia vecchia mamma,
per dire, ma succede una cosa qui. È vero, ho fatto lo scout, ho frequentato l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, mi sono interessato spesso e con attenzione anche delle parti più ferite, più deboli della nostra società, anche con passione, appartenendo a una famiglia borghese e anche piuttosto ben messa dal punto di vista della sostanza, sempre ho avvertito che tutta la mia vita andava in quella direzione. In fondo non avrei fatto il prete se non fossero stati i poveri a convincermi di queste, e quella beatitudine dei poveri che il Signore ci ha regalato. Secondo me l'impegno privilegiato della nostra associazione deve essere questo. E quindi il rapporto tra la fede e la storia, la fede e il tempo in cui viviamo, mi appassiona la vita e il programma della nostra associazione, appunto perché e se rappresenta il cammino delle persone meno fortunate, meno privilegiate, più facilmente dimenticate. Oggi noi abbiamo tante situazioni difficili, e tutto questo ha avuto poi la sua pienezza in questo straordinario Natale, vero? Perché stiamo vivendo un Natale veramente eccezionale. Unico. Ecco, io mi sono permesso di fare una certa analisi, anche storica, perché mi sembra di poter dire a voi e a quelli che incontro che secondo me non c'è mai stato nel mondo, dalla creazione del buon Dio fino a oggi, una situazione stagliata e drammatica come questa. Perché? Perché adesso in questa povertà ci siamo tutti. Solo una trentina di fa c'erano delle epidemie di peste in un paese, c'era una carestia in un altro continente, c'erano un sacco di soldi in altre terre. Ma adesso, certamente in modi diversi, però tutti siamo dentro a un dramma comune. Banalmente colpa degli aeroplani, insomma, fatto sta che il problema ha viaggiato dappertutto. Non c'è paese al mondo oggi, stamattina, che non sia drammaticamente dentro a questo problema. È una grande scommessa della storia ed è interessante. Io comincio a avere già paura, perché adesso dicono che daranno via quelle medicine che servirebbero per venirne fuori. E saranno per tutti? Le pagheranno tutti? Uno straniero arrivato in Italia, hanno già pensato come fare, vero? Perché anche lui, vero? Fratelli, tutti, mi raccomando. E se c'è qualcuno che è invitato a fare una protesta e un'azione positiva in questa direzione, è proprio gente come noi, è proprio gente come la nostra associazione. E quindi abbiamo davanti problemi e percorsi e prospettive come associazione, come ACLI, di estremo. Se qualcuno per caso ascoltasse adesso la nostra chiacchierata, io spero che da oggi ci sia la preoccupazione di dire: ma adesso se danno la pastiglia, tanto per farne un esempio, ma la danno anche a quelli lì, può andare fin là, quanto costa e quanto tempo ci si vuole. Non è che però negli Stati Uniti d'America ci sarà sovrabbondanza di pillole, le butteranno via, e in Brasile, che è molto vicino, mancheranno le cure adatte. Noi siamo dentro a questi problemi che sono anche culturali, sociali, politici, fanno parte dello spirito profondo delle ACLI. Questo esige, secondo me, una certa evoluzione, non oso dire rivoluzione, ma certamente la precisazione di un impegno associativo è che ci mette in una condizione meravigliosa e meravigliosamente drammatica.
è vero. Io fin da piccolo ricordo, sono nato nel 40, è vero, quindi sono molto vecchio, quindi la mia storia è ormai lunga, ma il mio ricordo di tanti paesini dell'Italia è che dappertutto c'era il baracli. E il baracli era dappertutto un ambiente inevitabilmente popolare, inevitabilmente frequentato da persone legate a condizioni più umili della vita. E quindi quando io, essendo ricco di origine, ho pensato bene di provare a cambiare strada, io col baretto delle Acli, capite, ho trovato una specie di presede associativa, è vero, e un'attenzione privilegiata, doverosa. La nostra associazione non può non essere viva, attenta, partecipe dei problemi delicatissimi del nostro tempo. Allora, per questo motivo, certo, punto molto al fatto che ci sia anche un ripensamento del nostro programma, delle nostre attenzioni, del nostro intervento, della nostra parte nella Chiesa, della nostra parte nella società. Cioè sono problemi vivissimi, perché il rischio di dimenticare tutto questo è molto alto, è vero. Io avrei paura che oggi si facesse un censimento in Italia e in Europa per dire chi ha il diritto adesso di ricevere queste cure. Io avrei paura, lo confesso, perché non sono sicuro del nostro paese. Ho visto che fatalmente la nostra condizione e certi anche dati culturali e sottoculturali esigono da un'associazione come la nostra una precisazione e una determinazione, un'attenzione privilegiata nei confronti di questi che sono i problemi del nostro tempo, ma che sono anche la grande scommessa del Vangelo. E quindi la nostra, che è una comunità ecclesiale privilegiata come doni e come responsabilità, ecco, io credo che debba molto occuparsi di questo. Noi lo prendiamo come un augurio per il 2021. Tu hai fatto ci hai accompagnato per un pezzo di strada importante della nostra storia. Io ricordo il primo giorno quando io e Daniele siamo venuti su da te a Lovere, in quella sala dove c'era il fuoco, il camino, e cercavamo di convincerti ad accettare questo incarico, che tu, borghese, appunto, dicevi, bah, non so, vediamo. E poi dopo si è realizzato. E questi anni qui credo che tu abbia certamente tracciato in noi una serie di provocazioni, di riflessioni che, come hai detto giustamente tu, la Fratelli Tutti e Sorella Tutti, Fratelli Tutti, è come dire, può rappresentare la nostra linea politica. Ed è vero, perché noi quando l'abbiamo letta ci siamo detti, sì, il triduo, la terna della rivoluzione francese, libertà, uguaglianza e fraternità, per noi ha senso nella proporzione in cui l'uguaglianza, che è un tema che a noi sta a cuore, abbiamo intitolato questo congresso proprio Più Uguali, perché è un tema che a noi sta particolarmente a cuore, il tema dell'uguaglianza. Il tema della libertà, che è un tema decisivo per l'essere umano, però entrambe queste due dimensioni sono monche se la libertà e l'uguaglianza non sono in armonia con la fraternità. E se c'è una dimensione che noi come acristi dobbiamo particolarmente sottolineare, ci rendiamo conto, è la fraternità. In fondo, come dire, l'Ottocento e il Novecento sono stati secoli in cui abbiamo sottolineato tanto il valore della libertà e dell'uguaglianza. La fraternità è un po', come dire, la sorella minore, perché politicamente è difficile tradurla, perché anche dal punto di vista della filosofia politica, che cos'è la fraternità? È davvero difficile da tradurre poi anche in norme, in leggi.
Allora, questo spirito della fraternità credo che sia uno dei grandi obiettivi che noi come acquisti possiamo sostenere, possiamo portare avanti nella società, nella Chiesa, ma soprattutto nella politica. Lo prendiamo un po' come un buon anno di fraternità che tu, Don Giovanni, ti fai. E credo che sia un po' questo lo spirito del messaggio di oggi, dire cosa ci auguriamo per il 2021. Ecco, un grande anno di fraternità, questo ce lo auguriamo di cuore. Credo che, come dire, siano parole importanti rileggere da fratelli tutti e provare a praticare. Basta, facciamo gli auguri di buon anno a tutti. E c'è un'ultimissima cosa che si può dire. Cioè, secondo me, la maggioranza dei nostri iscritti sono gente che normalmente viene chiamata povera gente, gente comune, gente del loro, popolare, popolo, gente normale, sì, che va poco sulle riste e che invece conosce la severità dell'esistenza. Allora, mi pare che sia questo il patrimonio culturale e religioso e anche politico che noi possiamo offrire a partire da noi, dai nostri impegni diretti. Va bene. Abbiamo il wifi che funziona un po' così oggi. Ringraziamo Don Giovanni per questo momento di riflessione. Preghiamo insieme a lui perché questo anno sia un pochino più salvo del 2020, non ci vorrà moltissimo, e auguriamo a tutti un buon fine anno e buon inizio anno a tutti gli attivisti e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao a tutti. Bene. Buon anno. Grazie. Auguri.